No, non ci vogliono 2 giorni per andare e tornare dalla stazione, però l'altro ieri si è fatto tardi, il giorno dopo dovevamo alzarci presto, eravamo già stanchissimi, faceva caldissimo, quindi abbiamo deciso di rimandare. Oggi mi tocca fare l'imbottigliamento da solo, Sara non ci sta, quindi sotto anche consiglio dei ragazzi del forum ho deciso di buttare l'acqua con lo zucchero che avevo preparato col pentolino. Quindi adesso mi tocca ripulire il fermentatore, sanitizzarlo, sanitizzare gli altri accessori, ripreparare l'acqua col destrosio e poi travasiamo il fermentatore che sta lì su e poi finalmente imbottiglio, anzi tutto al singolare. Lavo il fermentatore, sanitizzo il fermentatore, preparo il destrosio, travaso, imbottiglio. Ok. Quindi adesso sanitizzo e poi preparo il destrosio esattamente come ho fatto vedere l'altro ieri. Lo scolabottiglia non esce dal kit, però vi assicuro che è utilissimo, è quasi fondamentale. Quando abbiamo fatto la prima birra non ce l'avevamo questo, e comunque è stato abbastanza scomodo mettere tutte le bottiglie sotto sopra in una bacinella aspettando che scolassero bene. Chiaramente dobbiamo sanitizzare anche questo. È una precauzione in più, forse non è indispensabile, però io lo faccio. Questo mi pare per 83-84 bottiglie, costa una decina di euro. È una cosa che si trova facilmente nei negozi, diciamo, specializzati che vendono le cose per la casa oppure le cose per fare il vino, eccetera. Preparato di nuovo l'acqua che mi servirà per diluire il destrosio. Eccolo qui, questa tazza e questo bicchiere. Sono un po' più di 130 grammi di destrosio. Fatto bollire per circa 6 minuti l'acqua col destrosio. Sto aspettando che si raffreddi un po', poi lo verserò nel fermentatore. Eccolo qua, sanitizzato e chiuso. Nel frattempo sanitizzo lo scolabottiglie. Questo è l'ultimo. Ecco qua. Quest'acqua ce la conserviamo, non si può mai sapere. Adesso versiamo l'acqua col destrosio, che sarà raffreddata. Qua non è importante che sia fredda, come nel caso del mosto, che non si deve ossigenare. Però. Ok. Siamo dentro. Adesso travasiamo. Adesso per il momento mettiamolo qui. Adesso usiamo il coperchio per travasare, quello che ha 2 buchi. Il secondo buco per far uscire l'aria. Ho attaccato il tubo per il travaso. Il primo mosto che faccio scendere non lo butto nel secondo fermentatore. Andrà nel pentolino pochissimo, giusto per eliminare un po' di bisolfito che sta nel tubo e un po' di schifezze che si sono accumulate nel rubinetto, anche se prima l'ho sciacquato all'interno con dell'acqua col bisolfito. Questa parte già è più limpida, non so se si nota, ma è molto chiara.